Faccio giornalista di lavoro, sono l'unica persona sbagliata su questo palco, perché, ma in quanto giornalista cialtrone mi adoro per cercare di introdurre e divulgare quello che credo che spero sia un momento interessante. Il nostro compito fondamentalmente sarebbe quello di osservare, di capire. Siamo completamente immersi in un passaggio epocale che non è più quello del web. Io ho vissuto quello 20 anni fa e ho capito che c'era tanta gente che era resistente ai cambiamenti, e quello che si faceva 20 anni fa ora è preistoria nel mondo del web. Oggi si parla di web 3.0, si parla, non si parla più, si vive nell'intelligenza artificiale, e ci sono una serie di settori, di campi di sviluppo che sono assolutamente interessanti. Io ringrazio prima di tutto l'amministrazione comunale per questo incontro. Mi fa piacere essere a Figline, dopo che Figline si è inglobato in Cisa Valtarno. Io c'è un carissimo amico a Cisano, questa conquista territoriale mi rende orgoglioso. Ringrazio l'amico Gilberto Cellano, con cui ho lavorato circa 30 anni fa, quando ancora si vendeva la pubblicità sulla carta. Ora non c'è più la carta e la pubblicità se la compra tutta Google, quindi siamo tutti in fuori tempo. È inutile che io faccia le presentazioni delle persone che c'ho qui, anzi io vi chiederei a voi di dire, sì, ognuno di voi singolarmente, di cui si occupa, perché sono temi un po' complicati. Si parte dalla blockchain, si passa alla NFT e si passa all'intelligenza artificiale. Io comincerei con Gloria Zanichelli, che è qui con più ruoli. Gloria, cosa fai te tutti i giorni nella vita? Allora, io sono founder di Omocod, che è un'azienda che fa coding, robotica educativa per ragazzi, per adulti, scuole. Abbiamo dei servizi digitali dedicati alle aziende, diciamo i privati, e organizziamo anche dei festival, come siamo qui in questo momento, proprio perché a Palazzo Pretorio abbiamo due installazioni con gli Oculus, con due presentazioni di realtà virtuale. Laboratori per i ragazzi, abbiamo laboratori di Real Engine e realizziamo dei servizi digitali in generale per aziende, quindi supportiamo nel passaggio culturale, tecnologico, soprattutto partendo dalla formazione, che in questo caso parte dalle scuole. E io tutti i giorni mi alzo la mattina e cerco delle idee creative per stare accanto alla formazione dei ragazzi nelle scuole e organizzare dei corsi quantomeno più facili, comprensivi, con un approccio, diciamo, montessoriano più possibile, per poter comprendere meglio questo mondo che sta cambiando, l'atteggiamento, diciamo, positivo che dobbiamo avere nei confronti dell'apertura alla tecnologia digitale. Questo molto sinteticamente, poi andiamo avanti. Marco Cattelli, cosa fai tutti i giorni, non trasfidare Leonardo? Studio tutti i giorni Leonardo, la concessione. Allora, io mi chiamo Mario Tattei, sono da anni studio Leonardo Vinci, ho fatto mostre in tutto il mondo, soprattutto studio i codici di Leonardo, quindi avete visto che c'è la mostra lì al palazzo, l'ho chiamata Leonardo Vinci dal rinascimento al metaverso, che sembra una cosa strana, infatti se andate a vedere, ma cosa c'entra Leonardo Vinci con il rinascimento, con il metaverso? Eppure c'entra tantissimo, perché a parte che sappiamo che comunque la storia non ci abbandonerà mai, ma io ho trovato nel manoscritto di Leonardo la sua ricerca sull'ottica, sulla prospettiva, che poi noi troviamo nell'ultima cena, ma è la tecnica che interessa a me, e nei suoi manoscritti ce ne sono più di 4.000, noi ne conosciamo normalmente soltanto 20 o 30, la solita Gioconda, ma in realtà Leonardo da Vinci ha tantissime cose che purtroppo sono molto difficili da capire, per cui il mio compito è cercare di studiarle e renderle facili per le persone attraverso delle mostre. La cosa incredibile è che ho trovato questi studi di Leonardo da Vinci sull'ottica, voi sapete che ci ha lavorato, ma la cosa incredibile è che ci sono tutte le macchine possibili e immaginabili per poter vedere come l'occhio vede le figure distorte all'interno, per capire come fare meglio i dipinti. Ecco perché era così bravo un pittore, perché usava la scienza. Tant'è che vedete che i visori alla fine hanno sempre due lenti. Bene, quelle due lenti si ritrovano negli studi di Leonardo da Vinci. Non aveva l'elettronica, è ovvio, ma la scatola dove la luce entrava dentro, sapete come funziona la macchina fotografica, e l'immagine viene ribaltata attraverso un puntino. Lui lo sapeva. Erano i trucchi rinascimentali addirittura utilizzati per poter dipingere. Non affronto l'argomento, se no parlerei per 2 ore. Faccio un salto di 500 anni e dico che
Adesso insegno all'Accademia d'Arte a Milano, insegno realtà virtuale, scenografia virtuale, perché la mia filosofia è va bene studiare il passato, ma se non lo applichiamo con gli strumenti moderni non ha senso. Sono qua perché ho fatto questo libro sull'intelligenza artificiale, che adesso poi vi racconto, facendovi vedere poi un esempio di una vera intelligenza artificiale funzionante, perché secondo me mai nessuno l'ha vista funzionare, poi avete usato i servizi online, e per parlare con voi dei problemi che affronteremo. Il libro di carta è un'assurdità, perché uno dice è tutto online ormai. No, perché Leonardo da Vinci ci insegna che tutto quello che noi abbiamo sul cellulare dopo due giorni non c'è più. I libri rimangono per quanti? 200, 300, 500 anni. Quindi ho pensato di mettere all'interno anche un po' di cose un po' più simpatiche per poterle fare rimanere, altrimenti va via tutto, sparisce tutto. E proprio perché sparisce tutto c'è bisogno anche di qualcuno che sia meno tecnologico, sia più... E allora credo abbiano pensato proprio ad Andrea Galluzzi, che ci dà una mano non solo sulla tecnologia ma anche sulla filosofia, che poi è la stessa materia. Sì, io mi occupo di filosofia della tecnica, quella disciplina della filosofia che studia proprio questa nostra capacità di modificare l'ambiente, raggiungere scopi, puntare al progresso, che è una cosa piuttosto pervasiva, se ci pensate, e ha messo in moto tutte quelle capacità tipiche dell'Homo sapiens che ci hanno portato a costruire il mondo di adesso, costruire questo grande sistema tecnico che abitiamo, questa grande infosfera che avvolge tutto il nostro pianeta, nella quale noi ci muoviamo, nella quale costruiamo le nostre esistenze. Allora la cosa interessante è che le tecnologie che noi mettiamo in atto ci determinano, retroagiscono sul nostro modo anche di intendere l'esistenza e quindi ci pongono davanti a delle domande interessanti, appunto come l'intelligenza artificiale e tutti i dispositivi che ormai siamo abituati a utilizzare da almeno più di un ventennio, quasi un trentennio, come internet, eccetera. Pensate come ci ha caratterizzato e ha cambiato il mondo negli ultimi 20 anni solamente. Ecco, allora la filosofia si pone queste domande e quindi si pone un po' alla cerniera tra varie prospettive, la prospettiva tecnologica, quella filosofica, antropologica, sociologica, tutte domande che hanno al centro la persona, cioè noi stessi. Il mondo digitale è qualcosa di nostro, ci appartiene, l'abbiamo costruito noi. Non noi in prima persona, magari qualcun altro ha inventato quelle tecnologie, però noi le utilizziamo, noi le utilizziamo per fare qualcos'altro, per costruire il nostro quotidiano, eccetera. E quindi questo pone, innesca delle domande molto interessanti che hanno delle ripercussioni proprio sulla la nostra parte esistenziale, quella che ci caratterizza più dall'interno. Eugenio Giovanardi faceva l'ingegnere, cioè è una persona seria, poi si è messo a lavorare sul Web 3.0, che è successo? Allora, buonasera a tutti, io sono un ingegnere informatico fallito, nel senso che 10 anni fa mi sono laureato in ingegneria informatica, poi ho deciso di fare il creativo e ho aperto una società di produzione e tuttora ho una casa di produzione in cui facciamo spot televisivi e ragioniamo con le aziende per sviluppare prodotti, insomma, multimediali, anche musei multimediali, lavoriamo con la realtà virtuale. Da tecnico, come background tecnico, da ingegnere ho sempre seguito comunque i trend, affascinato da innovazione digitale, dalla tecnologia e mi sono innamorato del Web 3.0, di tutto quello che porta di migliorativo la blockchain, il mondo dei token non fungibili e quello che sarà poi la futura iterazione, quindi narrative come metaverso, eccetera, eccetera. Abbiamo fondato una società insieme ad altri imprenditori nel territorio di Rimini, dell'Emilia e anche di Roma nel 2022, che vuole accompagnare le aziende in un percorso formativo di consulenza per avvicinarsi a questo mondo. Quindi il tema oggi è tantissime opportunità, un mare di possibili sviluppi sfruttando queste tecnologie, ma anche tanta disinformazione. E il problema è che questo movimento, che al di là della speculazione, dell'aspetto finanziario e economico, cambierà proprio l'approccio che noi come consumatori avremo con i brand che ci piacciono e noi come brand avremo con i nostri consumatori. E quindi quello che stiamo facendo adesso di fatto è proprio attivarci per accompagnare le aziende nell'onboarding dei loro progetti in una sfera più legata a queste nuove tecnologie. E lo facciamo con formazione gratuita, facciamo formazione per le aziende, facciamo tanta divulgazione, e fino poi a ragionare sul nostro progetto che voglia ad ampia scala riunire anche le persone che sono più specializzate in tutti questi settori, della cyber security, alla blockchain, allo sviluppo metaverse, quindi design come Unity o comunque tutto lo sviluppo
tecnologico che sta in questo sottosistema per portare poi a percepire e comprendere veramente le opportunità che ci sono in questo settore. Giorgio Scura invece è un collega che per 20 anni ha fatto, mi diceva prima, lavoro di desk, quindi è stato in redazione, poi ha cambiato radicalmente, ora si occupa di capire che cosa succede non solo nella rete ma in tutto quello che è il mondo digitale del metaverso e dell'internet. Sì, sono un giornalista, io ho passato tanti anni nelle redazioni dei giornali, l'ultimo impegno l'ho avuto a Fanpage e poi un po' perché non so star buono mai, mi sono dedicato, diciamo, ho fondato un giornale su Web3, sulla blockchain. I miei programmi erano quelli di dedicarmi soprattutto alla parte, diciamo, di diffusione, di costruzione, di tutte le cose belle che si possono fare con questa tecnologia, però quando l'uomo fa programmi idee di solito libero. E quindi appena siamo entrati in questo mondo, ovviamente la prima attività che siamo stati chiamati a fare, appunto come giornalisti investigativi, per quello che abbiamo fatto per tanti anni a Fanpage, delle inchieste sulle truffe, perché quando c'è una bolla speculativa, quando c'è un grande interesse sulla nuova tecnologia, è fisiologico che crescano poi anche le truffe e gli scam, come vengono chiamati in genere, in gergo. E quindi, diciamo, con il nostro giornale ci siamo messi a fare quello, quindi siamo partiti da là. Cioè, se vogliamo che questa tecnologia sia credibile un domani, dobbiamo prima di tutto fare una distinzione tra chi veramente ha delle competenze e vuole rimanere sul mercato e chi invece sfrutta l'onda per spillarci qualche soldo, che poi qualche soldo non è, perché quando noi studiamo i flussi dei soldi sulla blockchain, perché la cosa bella della blockchain è che è visibile a tutti, è una tecnologia trasparente, quindi possiamo monitorare anche i soldi dai wallet, dai portafogli virtuali, dei truffati, finiscono i truffatori e poi i truffatori cosa ne fanno. E quindi questo, diciamo, è stato il nostro maggiore impegno nel primo anno e mezzo di attività. Adesso fortunatamente vediamo uno sgonfiarsi anche della bolla delle truffe e allora ci dedichiamo meglio, diciamo, a fare un po' di divulgazione, parlare con le aziende, con le istituzioni, per spiegare questo nuovo internet e cosa ci permetterà di fare. Io vi chiederei, oltre alla cortesia, insomma, che ci fate essere qui, se ci sono cose chiedete, perché per esempio io, che sono molto intelligente, chiederei a Giorgio cos'è la blockchain, perché sembra facile, ma sono temi estremamente di uso comune, ma poi se devo andare su Wikipedia, ma se ci sei si fa meglio. Vediamo l'intelligenza artificiale, sarà sicuramente meglio. Mettiamo dei punti, cominciamo con la blockchain. Allora, io proprio stringi, la blockchain è un quaderno, è un registro, come quello lì, dove tutti possono andare a controllare se quelle informazioni che ci hanno detto sono vere o sono false. Quindi stringi questo la blockchain, quindi è una nuova organizzazione delle informazioni, i dati online. Il concetto principale è la decentralizzazione, quindi non più i server vengono superati, quindi non un unico luogo che, o un unico ente, immaginate Meta, Facebook, no? Che detiene tutti i nostri dati, i nostri contenuti, mail, il telefono, eccetera, ma questi dati vengono distribuiti su questa rete decentralizzata. Si chiama blockchain perché è catena di blocchi. Sostanzialmente, immaginate un ambiente virtuale, ovviamente, no? Un ambiente informatico, quindi stiamo parlando di codici, di numeri, però il blocco di informazioni, di dati, il blocco che contiene quel tipo di informazioni validifica quello successivo e quello precedente. Quindi questo tipo di organizzazione a catena di blocchi, ma questa è la prima e ultima volta che vi interesserà sapere questa cosa qui, perché successivamente, cioè comunque dicevo che un più blocco, diciamo, validifica o non validifica quello precedente, quindi se vai a toccare, quindi se su quel registro andiamo a cambiare qualcosa, magicamente tutta la catena non funziona più e quindi c'è un problema. Però ecco, è come il digitale terrestre, no? Cioè, abbiamo parlato di digitale terrestre per un sacco di tempo, poi è entrato nel nostro uso comune e non ne parliamo più. Parlavamo di internet all'inizio, questa cosa, poi non è che ci fermiamo a parlare di internet, usiamo questa tecnologia, quindi
E siccome il Web3 in realtà si inserisce sul Web2, quindi con le stesse device, banalmente, con le stesse applicazioni, cioè ci sono applicazioni che gireranno su blockchain, ma a vederla sarà tale quale un'applicazione che conosciamo già in Web2. Si chiamano DApp invece che app, perché appunto è un'app decentralizzata, e quindi sempre questo concetto, nessuno più ha tutti ha così tanto potere, no? Perché poi Google, cioè, spegne Gmail e noi da domani siamo tutti senza mail. Quindi questo concetto di decentralizzazione e questo nuovo modo di scrivere i dati poi ci porta anche a un nuovo concetto che non c'era prima in rete, che è il possesso. Perché nel momento in cui noi possiamo scrivere delle informazioni, quindi possiamo certificare che per esempio quella foto appartiene a me perché è scritta sulla blockchain, che è un ambiente dove tutti verificano che effettivamente quella è la mia foto, ecco che arriva il possesso. E quindi voi avete oggetti digitali? Secondo voi possedete oggetti digitali? Sì, perché il numero di telefono è un oggetto digitale, la vostra mail è un oggetto digitale, tutte le vostre foto sono un oggetto digitale, i vostri profili, la vostra storia, quello che fate, è tutto un vostro bene, che adesso però voi non avete il possesso, non avete il controllo, quindi lo si può usare senza che vi si dica niente, lo si può far sparire, lo si può modificare e noi non abbiamo questo tipo di controllo. Ecco che quindi iniziamo a capire qualche concetto di questo nuovo internet, quindi decentralizzazione e possesso. E col possesso c'è anche quindi la certificazione, no? Cioè io certifico che quel dato è vero, perché è stato certificato nel mondo reale, ovviamente dagli enti certificatori che esistono già, notai, eccetera, viene messo su blockchain e in quel momento viene cristallizzato. Alla possibilità di essere controllato da tutti, eventualmente poi si possono indicare delle correzioni o dei cose che non corrispondono con la realtà. Però capite come è tutto molto più democratico, è tutto molto più trasparente, tutto molto più emerso, no? Immaginate cosa vuol dire poter controllare i flussi dei soldi, immaginate nel PNRR, no? Cioè sapere i soldi da chi vanno, dove vanno, dove vengono spesi, dove giacciono, quindi è chi controlla, no? Perché poi la domanda è sempre quella, chi controlla? In realtà nessuno, o tutti, controlla la tecnologia in sé. Una cosa particolare di questa tecnologia sono gli smart contract, che sono sempre, immaginate, sono cose diciamo informatiche, che al verificarsi determinati presupposti scattano determinate azioni. Ecco, questo meccanismo ci permette di impostare su questa tecnologia delle azioni e delle reazioni senza che ci sia un'autorità centrale che controlla e che fa da intermediario. La rete Bitcoin, l'avete sentita, Bitcoin è una blockchain. La blockchain è nata proprio con Bitcoin, con il white paper del 2008 di Satoshi Nakamoto, meraviglia, nessuno sa chi ha inventato Bitcoin, perché Satoshi Nakamoto è uno pseudonimo, probabilmente di un gruppo di persone, non di una persona sola. L'ambiente è quello dei CryptoBank di Berlino, dove c'era anche Julian Assange, che ho avuto la fortuna di intervistare nel 2010, il creatore di Wikileaks, e quindi anche lì criptografia nel mandare informazioni. Però ecco che Bitcoin, rete Bitcoin, permette di scambiarci soldi tra persone che non si conoscono senza bisogno di fiducia, perché c'è lo smart contract. La smart contract che automaticamente verifica che il mio wallet, che vuole mandare un dollaro al wallet di Eugenio, verifica la mia disponibilità, verifica la sua disponibilità e fa questa transazione. In mezzo non ci sono banche, in mezzo non c'è nessuno. Quindi chi controlla? Controlla tutti, perché poi tutte queste transazioni vengono scritte su blockchain, quindi possiamo andare a vedere che il mio wallet alle ore tot ha mandato tot euro al suo wallet e quello rimarrà scritto per sempre, perché è stato validato poi col meccanismo che manda avanti Bitcoin. Quindi questa disintermediazione, decentralizzazione è una grande anche chiamata di responsabilità. Ingegner Giovanardi, è corretta questa spiegazione? Assolutamente. Però lui ha detto una frase importante, ha detto non c'è mediazione. E le nostre cinque amiche e sorelle che determinano tutte le nostre mail, tutti i nostri dati, come accettano questa perdita enorme di potere, se questo Bitcoin è questo... Una grande domanda, perché poi qui entriamo un po' nel dettaglio di cos'è il Web 3.0, lo provo a riassumere velocemente così facciamo capire concretamente.
Internet, come l'abbiamo conosciuto, ci ha permesso di accedere a informazioni. Il browser ci ha dato la possibilità di finalmente leggere, ma potevamo fare giusto quello. Era una struttura prettamente decentralizzata, non c'erano degli organismi che governavano tutto il digitale, i flussi di informazioni, eccetera. Quello era proprio il web come è nato nel 97, in quegli anni, tanti anni fa, e si è sviluppato poi con qualche blog, ma noi fondamentalmente ci collegavamo per leggere, facciamo poco altro. E poi è successa una cosa che tuttora è in vigore, che è questo web 2.0, ma non lo chiamiamo più così, lo chiamiamo così perché facciamo riferimento a quello che si sta sviluppando, che è in fronte alla blockchain. Web 2.0 sono nati questi player che hanno centralizzato l'economia. Noi ci siamo trovati ad essere utenti attivi, che hanno iniziato a creare contenuti, abbiamo iniziato grazie agli smartphone a creare video, foto, ma io che ho un canale di YouTube, se domani YouTube decide di spegnermi il canale, non è roba mia, è roba che ho ceduto dentro queste piattaforme. E questi signori, queste big tech hanno monetizzato e stanno monetizzando tutto il lavoro che i creator, i piccoli creator oggi, o grandi creator, quello che vogliamo, stanno producendo, perché noi di fatto stiamo iniziando a scrivere dentro internet, non siamo solo lettori come era nel web 1.0. Ecco, quello che ha spiegato adesso Giorgio, quindi questa struttura a registro decentralizzato dove le transazioni vengono mediate da tanti utenti, quindi c'è una democratizzazione completa, poi dà vita a quella che è la tokenizzazione, che adesso andremo anche nel dettaglio, e dà vita al web 3.0. Web 3.0 noi siamo anche possessori dei nostri contenuti, che appunto sono questi token. I token non sono le immaginine delle scimmie, gli NFT, che sono token non fungibili, quindi sono token che non sono scambiabili rispetto alle criptovalute, che invece sono scambiabili. Un bitcoin vale un altro bitcoin. Gli NFT, immaginiamoceli come delle opere che sono uniche e noi non possiamo scambiarle, non hanno lo stesso valore. Ecco, il tema è che ora noi siamo proprietari di questi contenuti, ora noi possiamo decidere, al di là della monetizzazione, che è un tema importante magari per alcuni creator, alcuni artisti, di utilizzare queste chiavi, questi oggetti che per la prima volta nel digitale diventano unici. Cioè noi non potevamo prima, se prendiamo adesso la classica esempio, l'immagine di un'opera d'arte famosa come la Gioconda, cioè la scarichiamo da internet, oppure quando qualcuno, io mai, usavamo i sistemi peer-to-peer per scaricare film, eccetera, di chi era quella roba lì? Era di tutti, non era di nessuno, non c'era un proprietario, qualcuno che aveva scritto quei dati. Oggi grazie alla blockchain noi riusciamo a farlo, quindi stiamo sorpassando anche il problema di questi organismi, questi enti, queste big tech che intermediano, perché noi passiamo sempre tramite loro i nostri dati, i nostri contenuti. E il fatto di, grazie ai wallet che diventano le nostre chiavi d'accesso in questo ecosistema, riusciamo ad avere la proprietà e utilizzare questi oggetti digitali per una infinita miriade di possibili utilizzi e di opportunità, quindi creare esperienze, community esclusive, possiamo trovare un modo per coinvolgere i nostri consumatori in un modo che diventa un dialogo, perché poi se io brand creo dei token e li metto in vendita e me li comprano, in parte del mio valore che viene tokenizzato e viene dato ai consumatori è in mano ai miei consumatori, cambia completamente il rapporto che c'è di valore tra io che sono azienda, il mio fine non è più quello di validare una vendita. Una volta il percorso era, io devo trovare il modo per vendere dei servizi, dei prodotti. Ora il mio fine è creare una community consolidata che hanno un pezzo di me, un token mio, e devo trovare il modo di portare valore a questa community, perché questi sono proattivi, sono in dialogo bidirezionale con i miei consumatori, possono mettersi in gioco anche loro nelle governance, nelle decisioni aziendali, e questo crea assolutamente valore per entrambi, sia per il brand che per il consumatore. E questo, per rispondere alla tua domanda, non è fattibile al momento nell'ecosistema che abbiamo, dove c'è un semplice fruire di servizi che sono intermediati da questi enti. La domanda di come si svilupperà la cosa è che noi ci crediamo, poi diciamo non ci sono guru esperti, perché è una tecnologia che non ha una storicità, cioè 4 anni fa in NFT esistevano pochi esperimenti, quindi quello che noi crediamo è siamo entusiasti, siamo Web3 enthusiast, si dice, no?
perché crediamo che questa tecnologia, al di là di tutti i problemi, di quello che sentiamo, è qua per rimanere, e quindi ci dovrà essere un adeguamento. YouTube, il nuovo CEO di YouTube, ha detto più volte che comunque, cioè, anche lui è un entusiasta di questa tecnologia e in qualche modo dovrà entrare. Amazon sta per lanciare un matrix, se adesso è ritardato dovrà lanciarlo ad aprile, lo lancerà penso a breve, e faranno anche loro un marketplace NFT, perché questa tecnologia è proprio per il fatto della blockchain non è controllabile ed è migliorativa in ogni tipo di settore, quindi si dovranno in qualche modo adeguare. Quando siamo nel mezzo alle rivoluzioni è sempre estremamente stimolante e anche complicato, perché io mi ricordo c'è stato un periodo in cui si parlava, ora si parla di metaverso, è brutto quando si fa così, era partita una moda che Second Life, forse era in anticipo Second Life, si parla di tanti anni fa, però tutti andavano su Second Life, evidentemente ci sono delle cose in cui a rivederle dopo 5-10 anni ti sembrano cose assurde o cose non andate, magari ora siamo in un momento, magari tra 5 anni questa discussione qua sarà obsoleta, però è incredibilmente straordinario, è anche emozionante. E in questi casi qui, quando io non capisco, cerco sempre quelli più piccoli, ma non quelli più piccoli, quelli veramente piccoli, perché mi accorgo che chi di voi ha dei figli o che hanno un'attitudine per le nuove tecnologie che è impressionante. Siccome, come diceva il filosofo Lucio Converti Natura, io volevo chiedere a Gloria Zanichelli, che sta con i bambini ci sono già lì, sono già pronti, sono già avanti a noi? Stavo pensando proprio a questo. I dati ci dicono che l'Italia in particolare, noi abbiamo un grandissimo numero di analfabeti digitali, e quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare, per diffondere la possibilità di questi ragazzi, oltre che a utilizzare la tecnologia, quindi a saperla leggere in qualche modo, ma saperla anche scrivere, quindi siano anche in grado di operare, quindi di fare formazione su il coding, quindi la programmazione vera e propria. E quello che noi cerchiamo di fare attraverso la didattica è proprio questo, di formare i ragazzi. I ragazzi sono pronti, ma dal punto di vista pratico, tecnico, hanno ancora tanto tanto bisogno di essere accompagnati in un percorso che spieghi loro quello che sono le attività. Noi stiamo facendo proprio un laboratorio di intelligenza artificiale ai bambini per insegnare all'intelligenza artificiale, per imparare praticamente. Stamattina è stato divertentissimo vedere questi bambini che facevano vedere i loro oggetti all'intelligenza artificiale, che riconosceva il viso, la tristezza, la felicità, l'oggetto diverso dall'altro, me diverso da te, e questo è stato un approccio che noi abbiamo voluto dare ai bambini, come l'intelligenza artificiale riesce a discriminare il mio disegno dell'aeroplano rispetto al dinosauro, e come ha catalogato in tutti i dati che ha ricostruito e che ha immagazzinato tutti quelli che hanno disegnato l'aeroplano o il dinosauro, come sono stati, come l'intelligenza artificiale è riuscita a interpretare i disegni. Queste sono solo piccolissime cose che noi cerchiamo adesso nei nostri progetti di diffondere sempre di più. In generale, andando poi verso diciamo l'età un pochino più adulta, nella formazione anche degli insegnanti, a formazione anche ai formatori, troviamo grande resistenza, ancora grande difficoltà, per cui c'è molto bisogno di diffondere la cultura digitale, di spiegare anche in termini semplici e pratici, soprattutto, anche perché molti capiscono, sì, questo è un oggetto interessante, un robot, come faccio poi alla fine in storia, filosofia, geografia, come lo applico nella realtà del mio curriculum, nelle mie attività quotidiane? E quello che noi facciamo, Robocod da fatto di questo, cioè cerca di trasferire in modo creativo tutta quella parte digitale di formazione, di importanza che l'insegnante in questo momento ha nell'accompagnare il ragazzo in una progressione nel digitale, proprio perché non ci siano poi resistenze, perché ci sia una predisposizione alla trasformazione, al cambiamento, a livello proprio dai bambini fino ai ragazzi grandi. E questa cosa noi facciamo un pochino fatica a trovare disponibilità, però adesso. Ma fate fatica con gli insegnanti o con i bambini? Con gli insegnanti. Tutti gli insegnanti, i bambini sono molto disponibili, hanno grande dimensione.
dimestichezza con la tecnologia, lo smartphone, però alla fine non sanno che cosa hanno, cioè il potere che hanno in mano con uno smartphone, hanno la possibilità di avere video, le immagini, cioè non sanno utilizzare nemmeno tanto bene la macchina fotografica che c'è all'interno di questi telefoni, non sanno tutte le possibilità che hanno a disposizione utilizzando un piccolo, diciamo, noi avessimo avuto noi un oggetto di questo tipo che racchiudeva la possibilità di connettersi col mondo, di poter mandare le mail, di poter telefonare, di poter avere delle app di qualsiasi tipo e genere, di avere in qualsiasi momento a disponibilità, appunto, con democrazia, le informazioni totalmente a nostra disposizione. Questo è un valore che noi dobbiamo trasferire, ragazzi, e farlo capire, perché probabilmente lo stiamo dando per scontato. E che noi che abbiamo vissuto questo passaggio dal primo web a ora che ci stiamo approcciando al 3.0, dobbiamo cercare di valorizzarlo sempre di più, soprattutto attraverso la formazione. Mario, spiegaci un po' la formazione. Come sarà? No, intanto vi faccio vedere. Il tema dell'intelligenza artificiale, qui si sta affrontando dei temi che sono. Allora, esatto, c'è una rivoluzione in corso, l'avete sentita, si chiama intelligenza artificiale, ChatGPT, ti fai domande e ti risponde. Come fa a rispondere? Adesso vi spiego come funziona velocemente, ma soprattutto io sono rimasto affascinato, sbalordito. E mi sono creato una mia intelligenza artificiale grafica per creare tutte quelle immagini incredibili che voi cominciate a vedere, compresa questa che è stata creata, l'intelligenza c'è scritto, immagine realizzata grazie a un viaggio nell'intelligenza artificiale da Jet. Insomma, vi spiego banalmente. Non ti dico una cosa banale, scusate, questa immagine non esiste, non l'ha creata nessuno, questa immagine non c'è. C'è, però nessuno si è messo lì a disegnarla, l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Sembra una roba banale, ma non lo è, qui può sembrare un gioco, però ci potrebbe essere la vostra immagine domani alla Fiera del Perdono del 6 settembre 2023, voi non ci siete, però la foto c'è, sono temi abbastanza terrorizzanti, non per la Festa del Perdono, per noi. Ve lo faccio vedere, di solito quasi nessuno fa mai vedere l'intelligenza artificiale funzionante perché è una cosa delicata, perché tutti se la tengono nascosta e soprattutto perché sapete che sono servizi a pagamento. L'intelligenza artificiale vai online, devi pagare, ti danno delle cose da iniziare, anche già GPT adesso è a pagamento, ma devi pagare per sfruttare questa cosa. Allora, io la faccio partire, prima ve la faccio vedere, perché sembra incredibile, non è così. Questa è una chiavetta da 32 giga, io me la tengo sempre nel taschino, ha circa un anno, è stata la mia prima intelligenza artificiale, il mio computer funzionante. Qui dentro c'è adesso una cosa che vi spiego, che è in grado di generare qualsiasi tipo di immagine sotto mio controllo, qualsiasi vuol dire qualsiasi. E qua, ancora più sorprendente, l'ho fatto qualche mese fa, quando hanno annunciato che già GPT lo chiudevano per questioni di privacy, ho detto, io e come tutti gli altri hacker, altri programmatori che sanno cosa fare, ho detto, cosa ci chiudi? Me la sono fatto io, c'è GPT, mia, questa qui dentro c'è GPT. È una delle tante ChatGPT, io le tengo sempre in tasca, sono preziosissime, sanno il codice, quindi non le posso usare. Tra un po' le metterà sotto pelle. Non è uno scherzo. Ve la faccio vedere. Allora, l'intelligenza artificiale, poi intanto ve la spiego, è questa, è un programma che va su DOS, è una cosa abbastanza, sembra di vedere Matrix, ma è quello. Mentre lei si carica, sta caricando dei moduli che adesso vi spiego, vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Allora, intanto lei si sta caricando in memoria, diciamo così, del, vediamo se ce l'ho qua. Devo dire che il comune di Figline, da quando si è venuto con Cisa, ha accelerato molto il processo digitale, scusate. Allora, mentre lei si sta caricando dei moduli, sembra assurdo, adesso sembra fantascienza, ma quel programma DOS sta caricando in memoria delle immagini cerebrali di tutte le fotografie che sono state create su internet negli ultimi anni, compreso il mio modello del mio essere artista, poi vi spiegherò meglio. Sembra assurdo, ma è così. Intanto che sta caricando vi spiego come funziona. Allora, questo libro che ho appena fatto l'ho fatto in un giro di 2 mesi. 3 anni fa ci avrei messo 5 anni a fare tutte queste immagini in computer grafica, andandoli a modificare le cose, eccetera, eccetera. Sono riuscito a fare due mesi perché sono riuscito a avere la mia intelligenza artificiale. Vi faccio vedere una cosa però incredibile che nessuno mi ha mai spiegato. Voi avete visto che vengono generate queste immagini, ok? E il problema cos'è? Che alcuni, sta succedendo una grande
un caos che voi neanche immaginate in America, con una class action per cui tutti dicono: ma come? Come osi prendere le mie fotografie da internet e metterle insieme e rivendere a un altro quando sono io? Stiamo scherzando, tutti questo lo dicono, tutti gli artisti, tutti i creatori delle fotografie in internet. In realtà ci sono tantissimi avvocati che stanno facendo delle cose tremende e tutti non hanno capito nulla dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è che ha preso le immagini da internet, le ha rubate e poi tu per generare un'immagine lei ne mette insieme due e ne genera un mix, per cui alla fine vincerebbero gli avvocati. No! La cosa è incredibile, la faccio vedere, anche se è un po' difficile, ma la devo spiegare perché è incredibilmente affascinante. Come funziona l'intelligenza artificiale? Funziona in questo modo: tanti anni fa i primi ingegneri hanno provato a fare questo esperimento, hanno dato un'immagine come questa che vedete bella al computer, hanno cominciato a togliere informazioni, tagliare a pezzettini e lasciare delle cose che, semplici, e vedere se il computer riusciva a ricostruire l'immagine. Vi faccio un esempio banalissimo: se io vi faccio vedere un disegno dove c'è un cerchio, tolgo la parte centrale e vi faccio vedere solo i due archi vicini, un normale uomo intelligente, ma anche quasi un animale, riesce a capire che qui dentro forse c'era un cerchio, perché è molto probabile che quelle due cose siano un cerchio, così funziona anche ChatGPT, e quindi riesce facilmente a completare gli ultimi due pezzettini. La cosa incredibile che sono andati avanti è gli esseri umani, meno male a ricostruire un'immagine ci riusciamo, se io vi taglio un pezzo della Gioconda così e faccio pezzettini, vi lascio solo qualche pezzettino, voi siete riusciti a ricordarvela la Gioconda. Cos'è la cosa incredibile? Che un computer, hanno visto che è talmente bravo e veloce a fare i calcoli, non bravo ma velocissimo, che riesce a ricostruire delle immagini anche se noi lasciamo 10 pixel su 100.000. Sono rimasti sorpresi. Perché? Perché il computer va a confrontare quei 10 pixel con tutte le fotografie di internet, fino a poi alla fine lo trova quello e dice: ah guarda, assomiglia un po' a questo, te la ricostruisce. La cosa incredibile è che a un certo punto sembra una magia, ma hanno detto: proviamo a fare un esperimento da scienziati pazzi. Diamogli un'immagine dove non c'è nessuna informazione. Un'immagine che vedete qua, come i vermi piatti, che vedono un'ombra. E gli hanno detto: trovami. E il computer dice: non trovo niente. Ma se loro dicevano: trovami un gattino verde, allora il calcolatore cercava dei puntini casuali, li trova, perché sono a caso, e su quei tre puntini comincia a dire: ma questi tre puntini potrebbero essere un gattino. Allora comincia a costruire i puntini a destra e a sinistra e fa il processo inverso. Vedete queste macchie? Se io vi dicessi di trovare qualcosa in quelle macchie, scommetto che voi l'avete sempre fatto di notte, magari sul tappeto delle macchie vi servono delle figure, che sono le figure di Rorschach, quelle quando io vedo delle immagini che non esistono ma le vedo. L'intelligenza artificiale funziona incredibilmente come un cervello umano, fa venire i brividi, ma è così, ve lo assicuro. Allora cosa vuol dire? Che con il nostro aiuto noi diciamo: devi trovarmi questa immagine, dei puntini che alla fine devono diventare un volto umano. Lui cerca di sistemarli, vedete qua il primo passaggio, poi man mano che va avanti io devo dirgli: però voglio che sia una donna bionda, con gli occhi azzurri, io voglio che assomigli a Giulio lì al 50% e al 50% alla mia amante. Lui va avanti e alla fine raffina quell'immagine fino a creare un'immagine che noi vogliamo che si trovi in questo caos. Ebbene, questa cosa che vedete, incredibilmente uno dice: va bene, è già una magia, con cui vengono girate le immagini. Ma la cosa incredibile che vi faccio vedere è questo: io mancavo da questo database, ho preso 4 mie fotografie, gliele ho fatte calcolare, un calcolatore ci ha messo 3 giorni, alla fine ho ottenuto un file che sono soltanto 7K. Questo 7K sono io, mi sono messo dentro, inserito nell'intelligenza artificiale, da in quel momento in cui io mi sono inserito dentro, come sembra un film di quello di Matrix, sembra, ma è così. Allora, da quel momento in cui io sono entrato dentro questo enorme database, sono file da 6 giga, 10 giga, ebbene, io posso generare un'immagine di me stesso in qualsiasi forma e possibilità. Dentro quel file di 7K non c'è una mia fotografia, è questo che gli avvocati e tutto il mondo non capisce, non c'è una fotografia, non è che copia le fotografie, ci sono le informazioni proporzionali, quelle che Leonardo da Vinci ha disegnato nell'uomo vitruviano. L'uomo vitruviano ha delle misurazioni dove non c'è scritto che da qui a qui sono 5 cm, no, c'è scritto da qui a qui sono tanto quanto questo, 2/3, 1/4, 1/8, sono le proporzioni, esattamente come funziona il riconoscimento facciale. Allora questo mio file cosa dice al sistema? Mario Taddei, io assomiglio un po' al 50% a Brad Pitt e all'altro 50% a quell'altro, fa un mix di quello che lui ha detto e mi costruisce. Io posso dirgli di farmi in qualsiasi forma e possibilità. Io ho utilizzato questa tecnologia per fini positivi, nel senso per creare arte, e chiaramente il processo è questo qui invertito, ma la cosa un po' angosciante è che, se ci pensate bene, eccolo qua come funziona la rete neurale al contrario, per cui da questo caos riesco a tirare fuori qualsiasi cosa.
devo essere molto preciso, e quindi sta nascendo un nuovo lavoro, che è quello del prompter, ovvero della persona che si mette a scrivere una descrizione precisa e dettagliata di quello che vuole ottenere, perché è troppo facile scrivere un'immagine, alla fine si ottengono immagini belle, ma ottenere l'immagine che vogliamo noi come la vogliono è un lavoro molto difficile. Allora, nel frattempo poi vi faccio vedere le altre cose, vediamo se è partita. Sì, è partita. Allora, io la faccio funzionare e vi chiedo, facciamo l'esperimento, possiamo? Direi. Allora. Un po' la giù a scasella, voi non vi muovete, non toccate a tutti i temi. Allora. Sì, si sa questo come si comincia. Quella che vedete è un'interfaccia, mi serve per dialogare. Le interfacce che trovate su internet, quando andate su Midjourney o da lì, non sono altro che interfacce, non è quello il programma. Loro dentro, e qui dico un'altra cosa che non diciamo a nessuno, ma tutti i servizi che sono online, da lì, Midjourney, sono dei gran furbacchioni, perché loro utilizzano nel loro database centrale esattamente gli stessi modelli che ho io, che sono open source, per cui tutti possono avere quei modelli. Non è vero che sono di proprietà di Dolly, e che loro ti danno un servizio che, non avendo un computer potentissimo come questo o non sapendo come fare, ti danno un servizio che ti fanno da interfaccia. Questa è un'interfaccia gratuita, si chiama automatica, per cui a questo punto diciamo che vogliamo, ditemelo voi, una foto di Marsilio Ficino. Oh, no, facciamo una cosa più semplice, perché ho un modello, anzi, sì, carico un modello troviamo, vediamo un fotorealistico, va bene, di una fotografia di una, di che colore? Di un marziano? Te lo vuoi? Marziano? Lo vuoi? Un marziano vestito di ballerina con un tutù rosa di uno di San Giovanni Valtare. Ballerina dress rosa pink. Dove? A Fidine Inside a Fidine Valtare. No, a Florence. No. Non schiaccio il pulsante generate, perché la cosa più importante dell'intelligenza artificiale sono il prompt negativo, ovvero quello che non voglio ottenere. Allora, per evitare problemi, siccome la mia è non censurata, ci siamo capiti, io devo scrivere che non voglio avere NSF, non safe for work, così stiamo abbastanza sicuri, perché potrebbe uscire qualsiasi cosa e questo è il pericolo. Perciò sto molto attento a scrivere per esempio, diciamolo così. Se io faccio genera, lui adesso mi genera con questi vari, con queste variabili un'immagine di 512 pixel per 512 pixel, non può essere più grande, di quello che gli ho chiesto. Ok? Eccolo là. Questa immagine è stata generata in pochissimi secondi, perché il mio computer è abbastanza potente, di solito ci vuole di più, ma io posso creare queste immagini. Ora, se invece che Florence la voglio a San Francisco. E faccio genera, lui mi genera un'altra, questa cos'è? Allora, vi ricordate quello che vi ho detto? Io devo essere precisissimo, perché lui prende delle parole, cerca di trovare in quel caos un qualcosa che ci assomiglia, quindi più sono preciso più le troverà, lui si riuscirà, quindi ne tiro fuori da mio. Io clicco questo pulsante e ogni volta che lui genera un'immagine è completamente nuova. Nessun essere umano ha realizzato quell'immagine, sono io col programma che sono riuscito a fare in modo che mi generasse quella cosa. Potremmo andare avanti, ma possiamo scrivere tante cose. Sappiate che per fare delle immagini molto precise come quelle che ho fatto io ci vogliono dei prompt che sono lunghi 40-50 parole positive e 50 negative. Qui per esempio ho generato gli elefanti all'interno di una capsula, eccetera eccetera. Questo per esempio è una cosa bellissima, mi sono divertito a creare un'intelligenza artificiale che avesse all'interno un motore con tutti i disegni che ho fatto io e che ho raccolto io di Leonardo Vinci, per avere all'interno di una chiavetta una memoria di Leonardo Vinci. Fa venire i brividi, ma è così. Io sono in grado di generare alcune immagini con quella filosofia. Il problema cos'è? Qui l'ho detto anche qua, a proposito di ChatGPT. ChatGPT funziona allo stesso modo, ma con i testi. Ti fa vedere qual è la più probabile frase che viene dopo alla tua domanda presa da un database sterminato. E qui la stessa cosa, qui ci fa vedere un'immagine, qual è la più probabile immagine vicina a quello che noi gli stiamo chiedendo. Ma c'è un inganno. Tanto quanto già GPT può dirci delle bugie, qui poi discutiamo, moriremo, anche questo motore può creare qualsiasi immagine falsa di qualsiasi cosa. Io vi ho fatto vedere la mia fotografia. Il 16, martedì prossimo, lo dico in anteprima, io parlerò a un convegno sulla IE a Milano sulla Polizia di Stato e faremo vedere queste cose. Purtroppo diremo anche altre cose negative, perché come io vi ho fatto vedere che io uso le cose per l'arte,
chiunque può prendere quattro immagini di qualsiasi persona, e non ho bisogno di farvi la fotografia adesso, basta che vado sul vostro Facebook, e io domani posso creare qualsiasi fotografia di voi stessi in qualsiasi atteggiamento, e ci siamo capiti, senza censura, e io il giorno dopo posso usare ChatGPT che mi genera una frase per ricattare il vostro parente, il vostro marito o moglie, facendogli vedere quell'immagine. E questo motore, lo dirò alla polizia deve stare, perché è un problema serio. Il problema non è che questa cosa viene fatta dall'hacker truffatore cattivo. Questa cosa viene fatta e può essere fatta da un'altra intelligenza artificiale, pilotata da una persona che usa questi strumenti in modo malevolo, che non ne lancia uno di ricatto, ma macchinetta. Però qui ci abbiamo la blockchain che ci può aiutare. Beh, sì, è una delle speranze, no? Vabbè, vi ricordate tutti la foto del Babbo, esattamente quello che dico. A parte che, secondo me, dovresti assolutamente mettere Da Vinci su un'intelligenza artificiale in modo che lo faccio la prossima volta nel teatro di là, avremo l'avatar di Da Vinci a cui noi potremo parlare, soprattutto tu che la conosci benissimo, è come se fosse un tortino. Ah, questo qui, solo per vedere la cosa simpatica, qui ho creato un Da Vinci forse femmina, o giovane, o anziano, ed è una cosa potentissima. Io sono spaventato dalla potenza di questi strumenti, perché il problema non è tanto la perfezione, quello che si può realizzare, è la velocità con cui queste cose stanno esplodendo. Vi dico quest'altra cosa, c'è una polemica tremenda con gli avvocati, hanno bloccato il primo motore di rendering, il primo motore che avevo scaricato, il grafico, quello grafico che si chiama Checkpoint 1.2, l'hanno bloccato perché dicendo, lì dentro ci sono tutte le fotografie di Getty Images, che dice, sono mie quelle fotografie, come ti permetti di andare a studiare le mie fotografie per poter creare le fotografie simili alle mie? Sapete cosa è successo? Stanno facendo ancora, organizzando la class action, sono ancora lì che organizzano tutti gli avvocati possibili e immaginabili. Dopo due ore che li avevano annunciato, tutti gli hacker e i programmatori sono fatti una grande risata, hanno generato milioni di nuove immagini e hanno fatto i motori che hanno studiato sulle nuove immagini. Quindi il primo motore, quello incriminato, è stato già perso, li ha cancellato tutti, io l'ho stato il primo a cancellarlo. Adesso di quei motori ne ho 5.000, generati dalle mie stesse opere d'arte. La cosa più affascinante, ve lo dico da un punto positivo, è questa. Io ho preso poi tutte le mie opere che ho fatto in arte contemporanea, le ho messe dentro in questo calcolatore, e ho creato quello che considero il mio avatar digitale. Cioè io adesso, mentre prima per fare una cosa in computer grafica ci mettevo una settimana, ne ho fatte tante di opere d'arte e mi mangio le mani perché ho dedicato del tempo, io ho preso tutti i miei file tridimensionali, ve lo dico in modo semplice, le mie 5.000 fotografie di opere mie, non di altri. Le ho messe in pasta questo motore di rendering, mi ha fatto una, si chiama Lora, di 250 MB, con questo diavolo di software che non darò mai a nessuno, io l'ho messo lì funzionante, io ho generato delle mie nuove opere d'arte che sono nel mio stile, io sono rimasto malissimo, perché ho visto, ma questa l'ho fatta io, invece no, non l'ho fatta io. E l'ha fatta meglio di te? L'ha fatta uguale, ma l'ha fatta, il problema è cos'è? È che l'ha fatta in un minuto, mentre io ci metto una settimana. Io sono un po' preoccupato per Mario quando l'ha letto la sera. Io sarei angosciato, mi giuro, sarei angosciato da questo livello di coscienza e di conoscenza. Però, aiutiamola, il falso, questa è una fabbrica di falsi, no? Proprio tutti falsi, ok? Ma però non sono falsi. Non sono reali. Sì, cioè sono reali, ma questo... il filosofo si dice sicuramente una reale, che vale, però... Noi chiediamo più operatici, non giornalisti, noi la lotta al falso la facciamo da sempre, di verificare assolutamente. E quindi, come dire, la foto del Papa, tutti ve la ricordate con il Moncler, no? Ma è vero, ma il Papa con Moncler, eccetera. Perché la blockchain ci può tornare utile? Perché le foto del Vaticano saranno salvate, avranno una spunta verde, un hash dove lo trovi, che ti apre la blockchain del Vaticano dove è registrata quella foto che hai la certificazione, il discorso che facevo prima, che è effettivamente tutte le altre, se non hanno questa bombolina di certificazione, devono essere prese almeno, diciamo, con... Assolutamente. Ma infinite, certo. Però quello che ci aspettiamo, la famosa spunta verde, noi ci aiutava, perché adesso l'hanno messa in vendita, quindi non aiuta più neanche quella, però la spunta verde, la spunta blu dei social, si dice, vabbè, questo è veramente Biden, questo è veramente...
strumenti in vendita, quindi non ci abbiamo più neanche quello. Però quel meccanismo, la certificazione on-chain dei contenuti, c'è una garanzia che sia emessa dal Vaticano, emessa da Da Vinci, la Fondazione Da Vinci. La certificazione diventa importante quanto la creazione dei contenuti, finora la tecnologia ci ha salvato, perché come ci ha impaurito poi ha avuto l'opportunità di darci molto prova. In mezzo a questo marasma, con i chip nascosti presto sotto pelle e presto altrove, c'è bisogno di un po' di luce, e io mi rivolgo al filosofo, perché qua la situazione si complica, ma non poco. Lo fermo, altrimenti qua ci genera delle cose assurde, meglio. Lui c'ha delle notti terribili sotto a casa. Non sarò io a dare le risposte, Noi si vive di soli dubbi, noi vogliamo solo dubbi. L'importante è farsi domande, effettivamente, tutti i filosofi dicono questo, l'importante è farsi domande. Cioè, vedete quante questioni sono state sollevate, effettivamente sono tante, si riguardano molto molto da vicino. E, qualche riflessione, qualche spunto, metto lì qualche spunto sulla base di quello che loro hanno detto prima. Primo spunto, la questione del potere. Le tecnologie, in generale, tutta questa nostra capacità di modificare l'ambiente, di mettere in moto situazioni, creare cose, che fa parte di noi, fa parte dell'umano, ci caratterizza proprio come specie, come Homo sapiens, ed è una cosa molto positiva, perché non solo ci ha permesso di sopravvivere all'interno di ambienti ostili, sopravvivere in natura, fornendoci le cose che noi come specie umana non siamo dotati, non abbiamo la pelliccia, non abbiamo gli artigli, eppure siamo riusciti a dominare, diventare la specie dominante del pianeta. Questa capacità ci caratterizza dall'interno, fa parte di noi, quindi questo è un dato di fatto. L'idea del progresso, il migliorarsi, l'andare oltre i propri limiti, è una cosa che è una spinta che ce l'abbiamo proprio nel DNA. Punto primo. Però qual è il problema che si verifica? È che a un certo punto, invenzione dopo invenzione, a partire dalla metà dell'Ottocento, prima del Novecento, abbiamo iniziato a capire che questa nostra capacità che ci determina è anche un lato oscuro, perché le cose che, cioè il potere che riusciamo ad operare attraverso queste cose rischia di sfuggirci di mano. E questa cosa, mano a mano che le nostre invenzioni, le tecnologie sono andate avanti, si è sempre più verificata, cioè abbiamo innescato dei processi, delle azioni, dei meccanismi, degli automatismi che ci si sono un po' rivoltati contro spesso. Pensate all'immagine della seconda guerra mondiale, della bomba atomica. Abbiamo creato un'arma di distruzione che, se utilizzata male, rischia di farci fuori completamente, ci si rivolge completamente contro. Con le tecnologie digitali, per fare uno switch molto rapido, la cosa assume dei connotati diversi. Le tecnologie digitali non hanno un potere distruttivo così dal punto di vista fisico, hanno un potere molto pervasivo, ci entrano dentro, entrano proprio nelle nostre tasche, sono convergenti, non sono convergenti nel senso di protocolli evolvono, i servizi, i protocolli di informazione, che riusciamo ad avere tutti i servizi in tasca attraverso il telefonino, ma convergono proprio nel senso che ci entrano dentro dal punto di vista esistenziale, ci determinano, retroagiscono, ci fanno vedere il mondo in una maniera diversa rispetto a prima. Questo è successo con tutte le nuove invenzioni. Pensate a quando è stato inventato il motoroscopio, il frigorifero e così via. Questo è normale, che questo avviene. Il problema delle tecnologie digitali adesso è che innescano una rapidità di variazione delle cose che è superiore alla nostra capacità di adattamento. Allora il problema è che tutta questa pervasività arriva ad un livello esistenziale che ci pone di fronte a delle domande, quelle che abbiamo sentito proprio qua. Cos'è vero? Cos'è falso? Allora cos'è l'essere umano? Forse c'è un'intelligenza che ci supera sicuramente rispetto a noi e quindi diventeremo tutti macchine? Teoria del transumanesimo, no? Ci trasferiamo da una macchina all'altra, trasferiamo la nostra personalità da qui a lì. Cos'è che ci determina veramente? Queste sono le domande esistenziali molto importanti, per le quali non abbiamo la risposta in tasca. La risposta la dobbiamo trovare qua insieme, da una generazione all'altra, e quando riusciamo a
mettere in atto questi meccanismi qui, no? Che hanno dei risultati molto positivi, perché se ci pensate sono tecnologie e invenzioni che ci risolvono molte cose, e dall'altra parte però innescano dei meccanismi che dobbiamo avere un po' gli anticorpi giusti, ecco, per riuscire ad affrontare. Allora qui ritorno sul tema dell'educazione, no? Quanto è importante rendersi conto di un fatto, cioè questa capacità, la capacità di mettere in moto delle tecnologie, questa tensione alla iperspecializzazione, no? Pensate a quello che ha messo in moto la razionalità scientifica moderna, da Galilei e Newton fino adesso, il determinismo, tutto è riducibile a calcolo, a schema, eccetera, bisogna iperspecializzarsi su una determinata disciplina. Tutto questo ha avuto un po', spesso, l'effetto di metterci di paraocchi, no? Guardare solamente una parte della realtà e non magari tutto il resto. In questo tutto il resto c'è anche una dimensione trascendente, lo spirito, cioè l'anima, quella che ci determina proprio anche come persone umane. Siamo fatti non solo di carne e ossa, ma anche di spirito. Allora, tutte questa forma di razionalità, razionalità scientifica, razionalità tecnica, hanno fatto in modo, spesso, nell'età moderna, di mettere da parte un po' questa dimensione trascendente per schiacciarci un po' sul livello fisico, materiale, deterministico, calcolo, misurabile, eccetera. Allora, riscoprire una dimensione verticale, oltre che quella orizzontale, ci aiuta a pensare effettivamente a però che cosa siamo realmente, no? Ecco. E acquisire queste categorie ci aiuta anche a dare delle risposte, non magari a darle esplicitamente, però a sentire dentro, perché è una cosa che avviene dentro, individualmente e collettivamente, sentire cosa ci caratterizza pienamente e le cose dalle quali riuscire a prendere delle distanze. Allora, questi fattori qui sono fattori strettamente umani che, se sono esercitati, ci aiutano collettivamente tutti insieme, perché l'etica è questo, L'etica è il senso comune del bene, no? Cos'è che determina il bene? Cos'è che mi fa dire questa è una cosa buona, questa è una cosa cattiva? Beh, lo si capisce in base alla propria esperienza, alla propria formazione, alla propria cultura, ma poi fondamentalmente in un sistema culturale è qualcosa che si determina dagli usi, dai costumi, dalla storia, ecco. Allora, acquisire queste categorie è una cosa molto importante, e anche trasmetterle. E mi viene in mente questa immagine, no? Fra 100 anni saranno tutti nativi digitali, cioè non ci sarà nessuno che è nato prima dell'invenzione del microchip, o prima dell'avvento di internet, o prima dei social, o prima dell'intelligenza artificiale. I nostri figli, i nostri nipoti nasceranno in un mondo che sarà determinato dalla presenza anche di questi automatismi qua, di intelligenza artificiale, che saranno un po' al nostro fianco, stanno diventando i nostri compagni di viaggio un po', no? questi sistemi qui. Allora, cosa si può pensare? Che, per pensarla in positivo, no? Perché questa è una cosa che si costruisce collettivamente, io penso che ogni generazione ha in sé quegli anticorpi che gli permettono di risolvere i problemi che quella generazione lì si troverà davanti. Noi qui siamo un po' due passi indietro rispetto a queste problematiche qua. In questo momento non sappiamo come potere, da una parte regolamentare, da un'altra parte controllare, cioè avere la possibilità di un controllo su questi sistemi, perché, come abbiamo sentito, effettivamente sono pervasivi. Se tu ne fai fuori uno che magari è programmato in modo malevolo, riescono fuori altri 10, no? Ecco, come si risolve? Questa è la domanda fondamentale. Però la domanda sull'educazione passa attraverso questo, cioè il valore da una generazione all'altra, l'educazione, passa, trasmettere dei valori. Questo è il meccanismo etico, cioè puntare a cosa è un valore, cosa è più importante dal punto di vista del bene, questo o questo, e cercare di ragionarci insieme e di trasmetterlo alle generazioni successive. Come è successo alla mia generazione, con l'avvento del computer, che a mio nonno spaventava, invece io, che io vengo dall'ingegneria, quindi mi sono trovato proprio dentro, come quasi come un compagno di viaggio sul mio PC, quella cosa lì era uno strumento utilissimo. Io riuscivo a vedere delle cose che mio nonno non vedeva, e non riuscivo a vedere, che non poteva neanche vedere, no? Quindi già faccio parte di un'altra generazione. Però c'è stata una trasmissione, mi ha portato
a un certo punto di comprensione, di consapevolezza. Quindi il gioco, se vogliamo metterla così, è proprio questo, cioè farsi la domanda di che cosa ci caratterizza più pienamente a 360 gradi come essere umani, come genere umano, e puntare lì, puntare lì. E tutto questo parte, come dicono molti filosofi, da una dimensione interiore. Questa è la domanda che ha monopolizzato un sacco di filosofia del Novecento, no? Perché questo potere che sfugge di mano, che va fuori controllo, come fare a ricontrollarlo, cioè come fare a riprendere in mano il potere che ci caratterizza? Questa è la domanda. Si bisogna partire da qua, dall'interno, il cuore, lo spirito, tutto quello che non riguarda solo il cervello, no? Le nostre tecnologie che bisogna mettere in moto, ma lo spirito con il quale facciamo funzionare queste cose. Tutte queste cose anche loro agiscono esattamente come agiamo noi, no? Il nostro microfono agisce, il computer agisce, cioè fa qualcosa, mette in moto dei meccanismi, delle cose, anche in maniera non consapevole, in maniera semplicemente passiva, ma queste cose le macchine fanno, non intenzionalmente, ma fanno queste azioni, interazioni, reazioni, contro reazioni, tutta questa cosa qua determina il mondo che viviamo, che oggi chiamiamo infosfera effettivamente, no? Ed è cambiato tantissimo. Noi viviamo in una dimensione, grazie alla rivoluzione digitale, una dimensione che negli ultimi 30 anni non esisteva mai nella storia dell'umanità. Il nostro mondo è cambiato molto 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 rapidamente, più negli ultimi 30 anni dall'inizio della rivoluzione digitale che nei precedenti 2000, no? E ci vuole un po' di tempo per arrivare. E qui si può pensarlo in due modi, e qui ci sono i catastrofisti, tutti i filosofi del Novecento si dividono in tre categorie. Catastrofisti che dicono comunque andiamo a finire tutti in un fosso, nel senso che l'umanità verrà fagocitata dalle macchine, diventeremo tutti senza le macchine. Gli ottimisti che dicono dai, ce la facciamo, possiamo ancora fiorire, fare fiorire la nostra condizione umana attraverso queste tecnologie. E chi ancora è un po' indeciso, sono ancora a non sapere come muoversi, perché non, ecco. Però questa è la sfida del nostro tempo. Noi siamo un po' tra gli indecisi ancora, tra quelli che sono sospesi. Io credo che la discussione sia stata estremamente, estremamente interessante sotto tutti i punti di vista. Non so se c'è qualche domanda, di solito non ci sono, io spero che voi non ci siano. Ah, c'è, troppo c'è stato, scherzato. La robotica, che viene messa collegata alla robotica, quindi mondo fisico, con l'intelligenza artificiale, che cosa può succedere? Io posso spaventarvi un po'. Te ci hai già spaventato. Io sono anche suggestionabile, se vuoi continuare, continua pure. La cosa che ha detto lui è esattamente la preoccupazione di molte persone, perché nel momento in cui io posso inserire un sistema come quello di ChatGPT, dei robot della Boston Dynamics, basta che ho tanti soldi e posso fare qualsiasi cosa. Però vi volevo raccontare una cosa a proposito di futuro che alcuni conoscono, che sembrava fantascienza qualche anno fa. Due anni fa, se io avessi affrontato questo discorso, avrei detto non esiste e non esisterà mai la singolarità. Purtroppo ci sono alcune persone, anche ingegneri con cui ho parlato a San Francisco la settimana scorsa, che dicono no, non è più una possibilità fantascientifica, è una possibilità reale, è solo una questione di tempo. Non so se avete mai sentito parlare di singolarità. Allora, la singolarità che cos'è? È quella cosa di fantascienza che diceva qualche anno fa, per cui le macchine diventeranno pian piano sempre un po' più intelligenti, adesso obiettivamente sono ancora un po' stupidi. Però pian piano, lo vedete anche voi che i computer sono sempre più potenti, lo vedete anche voi che c'è una legge che si chiama quella di Moore per cui ogni anno si raddoppia la potenza. E uno dice, beh allora vuol dire che loro aumentano, prima o poi arriverà il momento in cui, vedete qua questo grafico, l'intelligenza degli uomini è quello rosso e noi siamo sempre intelligenti, sempre un pochino di più, ma non possiamo raddoppiare il nostro cervello. Noi siamo uguali ai romani, siamo un pochino più intelligenti, ma non il doppio. E quindi tra 100 anni saremo uguali a noi di oggi, un pochino più intelligenti forse, ma non avremo due cervelli, avremo sempre quello purtroppo. Nei computer i transistor raddoppiano ogni anno. Allora qual è il problema? Che l'intelligenza del computer, che oggi è bassissima, è considerata come quella di un verme piatto due anni fa, adesso pian piano sta risalendo, non è ancora a livello umano. Lo so anch'io, non sono stupido, le vedo queste cose, la macchina non è che da sola parte e ragiona. Ma io ho visto delle cose in questi anni a proposito dei programmi che ho in tasca io,
che fanno pensare a me, come altre persone come me, come programmatori, che il problema è che questa curva sta salendo e non sta salendo linearmente, come vuol dire che è un pochino di più. No, purtroppo sta salendo geometricamente. Questo vuol dire che la curva di apprendimento delle intelligenze artificiali non è dritta, ma è una curva. Questo cosa vuol dire? Che arriverà un momento, arriverà, 100 anni, un milione di anni, in cui sicuramente le intelligenze artificiali supereranno la capacità dell'essere umano. E poi qui io avrei proprio questa cosa da dire. Molte persone, le persone comuni, non credono a questa cosa, dicono ma è assurdo, come fai? Anche se raddoppi, vabbè, sarà un po' più potente, ma il mio computer sarà un pochino più potente. Il doppio, 100 volte più potente, ma non arriverà mai con un cervello umano, stiamo scherzando? Poi il filosofo si arrabbierà con me, però... c'è un problema che è la progressione geometrica. Vi devo assolutamente raccontare questo racconto perché è formidabile e fa capire a tutti qual è il problema. Si racconta che c'è un principe egiziano, non so se sapete, polacco, egiziano, non importa, tanti anni fa, a un certo punto chi ha inventato gli scacchi è andato da un principe e ha detto giochiamo a questo gioco, ti faccio divertire, se ti faccio divertire tu ti faccio vedere il mio nuovo gioco che si chiama scacchi, fatto da queste 8 caselle per 8. Se per caso io ti ho fatto divertire, vinco anche la partita, mi devi dare soltanto un chicco di riso per la prima casella, due chicchi di riso per la seconda, 4, 8, 16. Il re di Persia dice, ma cosa vuoi che sia per me un chicco di riso, 2, 8, 4, ma anche sacchi, cosa vuoi che diventi questa sacchiera, se io raddoppio? Ma sì, giochiamo, giocano, lui vince, fa divertire il re dice, ma cambia, comunque bravo dai. Un po' di riso te lo dà, sono talmente ricco che anche se viene fuori un castello di riso ne ho 8 tonnellate. Allora chiama il servitore e cominciano a fare questa cosa. E vi invito a farlo a casa veramente questo esercizio. Non è uno scherzo, fatelo. Mettete 1, poi 2, poi 4, poi 8 sulla scacchiera veramente di casa vostra, anche immaginaria. Insomma, che voi ci crediate o no, la matematica, questa è una progressione come quella curva che vi ho fatto vedere. Arrivati a metà, non basta tutto il riso che esiste sul pianeta Terra. Arrivati in fondo, non ci si può arrivare, neanche con tutto il riso coltivato in 2000 anni su tutto il pianeta Terra. Perché quello che noi esseri umani non riusciamo a comprendere, cosa vuol dire 2 per 2 per 2 per 2? Noi pensiamo un pochino di più. Non è un pochino di più, è tanto di più se si arriva a 100.000 per 2, per 2, per 2, per 2. Il problema, è che gli informatici lo sanno, è che la legge di Moore è questa, non si scappa. Ogni tot anni il computer aumenta del doppio. Non è che è più 2, il doppio. Quindi vuol dire che i computer avranno la potenza di quella curva lì. E vuol dire che questo momento in cui arriverà la singolarità, e poi cosa succederà? Non ci saremo. Però io a questo proposito lascerei, non ti preoccupare, Irene, te siamo tranquilli, sei molto preoccupata, no, c'è mia moglie un po' preoccupata. E io direi al sindaco, che alla sindaca, che ringrazio tantissimo per questa opportunità, di un altro anno ci si ritrova qui alla stessa ora e si capisce a quanti chicchi di riso siamo arrivati. A questo punto questa cosa è abbastanza indipendente. Prego, certo. Vorrei lasciarvi con qualcosina anche sui casi d'uso che abbiamo, che sono cosa fondamentale anche positiva, no? Cioè, per esempio, l'intelligenza artificiale chiaramente è uno strumento, lo possiamo utilizzare male, bene, ma voi immaginatevi per esempio ne parlavo proprio con tua moglie prima che fa il medico sulla diagnosi della malattia, no? Quanto potrebbe espandere la possibilità dei medici, nessun medico può conoscere, insomma, saranno 15-20.000 malattie, non le può conoscere nessuno. E allora magari potremmo ridurre qualche errore medico nella lettura delle TAC, vedevamo per esempio, poi ne so, su Bitcoin, cioè non ne parliamo come una cosa lontana, e già adesso è così, cioè si muovono più soldi che con Visa e con Mastercard, con la stablecoin che si chiama Tether, che viene usata in blockchain, e tramite questa l'UNHCR è riuscita a dare dei contributi, il famoso pocket money, durante l'emergenza umanitaria dopo l'invasione russa, ed era l'unico modo per poter raggiungere queste persone, visto che vi ricordate che avevano chiuso tutti i sistemi, ma soprattutto immaginatevi in un paese globalizzato, in un mondo globalizzato, vi saprete che miliardi e miliardi di persone non hanno accesso al credito, e accedere al credito è l'unica speranza che hanno per migliorare le proprie condizioni di vita. Ora basta un telefonino e hai questa possibilità di avere una banca nel tuo telefonino. Voi lo sapete che in paesi
terzo mondo non hanno da mangiare, ma il caffino non c'è, ma non perché è una figheria ora, ma perché è uno strumento fondamentale per vivere. Nel nostro piccolo, l'intelligenza artificiale ci aiuta a fare le indagini sulla blockchain, cioè noi la stiamo creando anche noi, gli diamo da mangiare tutti i giorni, i dati, perché un domani lei cerchi per noi le truffe, ce le trovi prima ancora che nascano. Quindi i lati positivi ce ne sono tanti, sono già attuali, e poi vedo tanti ragazzi giovani. La musica è una cosa fondamentale, no? Immaginate i nuovi artisti emergenti che invece del CD a 10 euro per strada, no? Immaginate i Maneskin a Roma a pochi anni fa, invece il CD per strada ti vendono NFT, quello NFT diventa un piccolo pezzo in cui tu investi anche, no? Aiuti il tuo idolo, il tuo cantante a tirarsi su. Se l'aveste fatto, probabilmente quello che dicevo sarebbero fatalità diventati molti di più, perché è giusto anche poi guadagnarci. Alcuni meccanismi speculativi possono essere positivi. Quindi immaginate appunto che si può fare con la raccolta fondi, quando poi non è una raccolta fondi che uno do 10 euro, 10 euro a UNICEF e non so che fine fanno, ma do 10 euro e li seguo. Io l'ultima cosa, Nicoletta Zironi, una cantante che è arrivata secondo X Factor, le major non l'hanno spinta, perché poi sapete, poi nella musica c'è un grande collo di bottiglia, no? Milioni di persone che fanno musica, solo chi viene scelto dalle major poi fa musica. Bene, questa ragazza ha mandato a quel paese tutti, si è tolta da Spotify, da YouTube, dai social, non c'è da nessuna parte, lei vive della sua musica e il total floor, cioè tutto il valore totale della sua musica adesso è più di 1 milione di euro, e ha fatto tutto da sola, senza intermediari, lei e i suoi fan. Eugenio, questo dice... Io parlo della curiosità, cioè quando stavo finendo gli studi nel 2011 era appena partito Bitcoin, e avevo un conoscente, un super nerd di Rimini, che era un programmatore, mi aprì il computer, mi ricordo, in un bar un po' losco, ma guarda questa, mi sembra questo grafico, questo è un nuovo sistema di cash elettronico, un giorno, un futuro, io penso, cos'è sta cagata di sistema, ma che andrà a usare sta cosa che è tutto nel digitale, che è tutta scalata su una struttura decentralizzata in cui sono gli stessi che devono... Ma no, è impossibile. Mi sono perso un treno, no? Mi sono perso il treno di YouTube, possiamo dire, nel senso, adesso io oggi sto cercando con molta fatica di seguire un podcast e ovviamente l'ho fatto entrando in un sistema che adesso è pieno di quella roba lì, un po' come alcuni creator che sono partiti con TikTok anni fa e oggi vivono di quello, o possiamo dirlo su mille altri esempi, aziende che quando è uscito Facebook nei primi anni, tutte le aziende italiane hanno detto i primi anni sta roba è per i ragazzetti che devono dar su alle ragazze, devono far vedere che sono scambi di foto durante l'epoca delle superiori, e poi invece hanno capito che era un interessante canale di comunicazione per raggiungere anche un target diverso, no? Ecco, io non mi voglio perdere questo treno, cioè per me tutto questo mondo qua è fondamentale comprenderlo adesso, perché si sta sviluppando in questo momento, c'è già, è agli albori, un po' come era, lo diciamo sempre, l'epoca di internet, oggi siamo come nel 97 con internet. Succederanno delle cose brutte sicuramente, succederà ancora tanta speculazione, però il tema è che capire e comprendere adesso, senza dover per forza investire, noi non incitiamo mai a dover fare sporcarsi le mani economicamente, quindi fare delle operazioni per cui devi comprare dei token o devi investire in cripto, ma capire e iniziare a studiare adesso, perché poi questo ci avvantaggia nei prossimi anni a venire. Quindi il mio invito, e spero che sia anche penso da parte di tutti, è essere curiosi, perché la curiosità poi porta sicuramente valore e ci potrà anche aiutare per le nostre attività lavorative, creative o comunque anche personali a fruire meglio poi di quello che sarà la tecnologia quando questa diventerà di dominio pubblico. La mia poesia finale è questa proprio, che l'arte ogni epoca ha la sua strumento d'arte. Io sospetto e credo che mentre 10 anni fa lo strumento era NFT e computer grafica, oggi uno strumento potrebbe essere l'intelligenza artificiale. E non c'è via di mezzo, quello è, arrendetevi. Grazie a tutti, ringrazio ancora la ministra.